Io non penso che ci sia assuefazione. Da parte di alcuni c'è paura. Ed ecco perché, come ho detto prima, la parte sana della città e la parte anche che ha maggiore coraggio deve tendere la mano e dare coraggio a chi coraggio non ha, ma non perché sia pavido, perché magari vive in contesti difficili. Bisogna evitare di lasciare isolati territori, quartieri, strade e persone. Io non vedo rassegnazione in Napoli, basta girare per le strade di Napoli. Compresa la sanità, compresa Rione Traiano e Soccavo, diciamo che sono i quartieri oggi di cui maggiormente si parla. C'è richiesta di sicurezza, c'è una grande richiesta di sicurezza e di normalità. Chi chiede questo vuol dire che non è rassegnato, vuol dire che pensa che con un lavoro comune si può svoltare. E questo è il segnale che noi diamo ogni giorno e che lo Stato ci deve aiutare a dare, senza fare polemiche inutili, ma fare proposte e fare azioni. Il cardinale ha fatto un appello riguardo all'accoglienza degli immigrati e ha parlato di cinismo. Cosa da dire al riguardo? Io ho apprezzato molto, del resto le mie posizioni sono queste, non da adesso ma da sempre. Condivido in pieno la posizione di Papa Francesco, condivido in pieno la posizione di tutte quelle persone del mondo che sono rimaste umane. Sono parole molto semplici. C'è chi si mette una ruspa per arare persone, quella ruspa serve per arare ignoranza, indifferenza e respingimento. Devo dire che le immagini di questi giorni dell'Europa feriscono veramente la storia millenaria dell'Europa, cioè vedere alzare le mura invece che costruire ponti di accoglienza, devo dire una pagina triste per quegli stati che la stanno mettendo in atto, quindi c'è veramente da riflettere tutti quanti ed è molto bello che oggi in occasione di San Gennaro, di cui si poteva parlare solo delle sofferenze della nostra città, ci sia stata anche una parola per chi soffre, se vogliamo, per certi aspetti. Ancora di più che sono quelle tante persone che sono morte o che rischiano un grande di morire nell'attraversare il nostro mare.